Ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo, Ciao, questa è Maria, sono con l'acconciatura fashion più fashion. Siamo qui su Minecraft. E mamma mia, sono stanchissimo, ragazzi, non avete idea della stanchitudine. Minecraft. Stiamo infrangendo la legge qui. Stiamo infrangendo la legge che siamo entrati in 400 proprietà private, ovviamente strade. Non case, non pensate male ragazzi. Non pensate male. Mio Dio. La stanchezza della vita. La stanchità. La stanchitudine. Vabbè. Abbiamo fatto, aspetta, fermati. Abbiamo fatto molta strada. Praticamente stiamo qui dalle 4 e sono le 4 e quasi 5. E siamo qui da un'ora. Siamo Sì. pure rimasti bloccati tra una strada pubblica e una strada privata. Appunto c'era una piazza, no? Che stava in mezzo a tutte le strade, o bloccate o pubbliche o private. E quindi abbiamo dovuto aspettare che i proprietari se ne andassero. C'era una che stava stendendo i panni. C'era una che stava stendendo i panni. Oddio. Sono rimasti bloccati tipo un quarto d'ora per Sì, me. un quarto d'ora là in mezzo. Un quarto d'ora di terrore perché poteva venire pure il Sì, a un proprietario. certo punto è arrivato un cane con un collare. Si immagina il fatto. Di là, e dove andremo? Allora, qui Gerardo ha visto un tizio sbucare dal nulla. Che è Aspetta, aspetta, tipo. parlane che questo. Tipo slender. Allora, ciao ragazzi, di nuovo. Sembra che stai crepando così. E sto crepando, infatti. Aspettate. Ciao raga. Allora, stiamo Allora, in piazza. in piazzetta. Ma in piazza dici qualcosa? Ciao. Sono viva. Allora, vabbè, comunque stavamo lì. Stavamo dicendo, no? Stavamo dicendo. Dopo aver infranto la legge. Dopo. Sì, però parla forte. Sì, molto più alta voce. Allora, dopo aver infranto la legge come delle persone civili. Parla più forte! Oh, ci Dai, stanno 85 tizi. non si sente nessuno, vai. Vabbè. Dopo. Dopo aver infranto la legge come persone civili, abbiamo trovato una fontana e lui praticamente si è ubriacato con l'acqua. Sembrava un cane, tu lo vedevi che stava a riempire l'acqua. C'è proprio importante. Importantissimo. E vabbè. E? E niente, allora poi siamo andati su una strada in salita, tanto in salita, quella là che si era bloccata il vlog di prima, e abbiamo trovato un cane che ci ha iniziato ad inseguire. I cani ci inseguono Era sempre. un chihuahua, Era un ok? Era un chihuahua. chihuahua demoniaco. Praticamente a un certo punto noi stavamo camminando, lui ci stava tipo guardando malissimo. A un certo punto Gerardo si gira e si scopre che ha iniziato a correre. E allora lui fa: Maria, mettiti a correre! Praticamente ci mettiamo a correre così, proprio magicamente. Poetico, praticamente. E niente, alla fine torniamo indietro. Lui si ubriaca ancora di più con l'acqua. Stavolta, fai vedere le mani, sembra praticamente un tizio che si è fatto Cioè, no, 85 ore di ormai sono panni. passato, però. Ok, no. È ormai Avete presente passato. quando avete le mani rugose perché state troppo tempo in acqua? Ecco, lui per quanto tempo ha preso queste cosette d'acqua? Praticamente aveva le mani di un ottantenne. E a sto punto abbiamo deciso di andare a un baretto tattico, che anche ieri siamo andati allo stesso baretto, solo che non abbiamo fatto vlog. Perché sì. E poi lui mi ha detto che praticamente ci stavano queste stanze, sì, stanze, queste strade che noi ci eravamo andate ieri e si è scoperto che erano private. E Yeah. magico, esperienza unica da non provare a casa. E quello è un trattore con dei cannoni davanti. Ok. Esatto. Continua, continua, vai. A parte il fatto del trattore, adesso andiamo a sto baretto, ci prendiamo un gelato, io mi prendo 85 litri di vodka, No, 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 no. di succo per adulti, no, di succo normale. Ah, ci dobbiamo pigliare il gelato. E forse anche il gelato.
forse anche il gelato. Perché ieri mi sono presa tipo un ghiacciolo, lui si era preso l'Oreo gigante. Ma non era un Oreo! Cosa ci vuole a dire pan di stelle? Ma non era un pan di stelle, era un Oreo! No, era un pan di stelle, Marì. Sì. Era un Oreo. No, era un pan di stelle. Marì, te lo giuro, era un pan di stelle. Pan di stelle, perché teneva sopra le stelle. C'è stato un rumore qua dietro molesto. Vabbè, mo andiamo a questo bar, niente di che. E, andiamo a questo bar. Con i 5 euro che ci sono rimasti. No, 10, sono andati altri 5. Oh, no. E, niente, ci beviamo qualcosa, niente ragazzi, ci vediamo dopo. Alla scoperta del baretto. Alla scoperta del baretto. Salute Marì. Ciao. Ciao ragazzi, allora abbiamo preso le nostre bibite. Sì, sicuro, 100%. Essendo Ferragosto, ragazzi, è tutto chiuso. Yeah. E quindi. Yeah. Io che stavo morendo di sete. Sì, anche mo, tra poco. Mo ritorniamo alla fontana. Torniamo alla fontana e facciamo vedere lui come beve tipo. No! Pure tu che metti la bocca vicino alle cose. Vicino. No, suona malissimo però così. Grazie. Vabbè, comunque siamo qua, niente di che, vicino a un liceo, molto bello. Interessante. È Ferragosto, io quindi... Io tipo le cudine che mi sbucano dai capelli. Appunto, quel bar brutto è chiuso, quindi non possiamo fare niente. No. Tipo, torniamo al prossimo vlog. Ok ragazzi, molto legalmente abbiamo trovato le nostre baby. E niente, tutto tranquillo. Ok, allora, quindi ragazzi, mo ritorniamo alla... Alla fontanella tattica. Alla fontanella tattica. Che mancati che teniamo tipo una bottiglia vuota? No, zero. Cerchiamola per strada. No, ma che cerchiamola per strada? Ma che schifo. Sto scherzando, ma che ti pare? Vabbè, comunque ci vediamo alla fontana. Ok, questa è Maria, questa è la fontana. Acqua. Guardate il modo come si beve nella fontana da mano. Tipo i cani, capito? Bello, un cagnolino. Mentre tu come bevi? Io di solito bevo qua, con la bocca. Fai. Perfetto! Wow, magic. Guardate... Tipo siamo fradici. Sì, infatti, guarda, tutta l'acqua che dentro. Uno, cioè, uno sembra che si fa la doccia quando fa. Sì, infatti. Vabbè, ciao. Prossimo video. Cioè, no, che prossimo video. Poi dopo con le bibite, perché abbiamo trovato un modo, però ve lo diciamo poi. Ciao. Abbiamo ordinato Justizia. Ciao. Ciao. Ok, ragazzi, allora questa. Abbiamo preso una Coca-Cola, un po' d'acqua. E Maria c'ha il succo, eh? Pera. Però c'è scritto mango. Pago. Ah, pago. Pago perché paghi. Questo, vabbè, Just Eat. Molto bello. A Just Eat ovviamente si prende. Gratis pure l'abbiamo preso. Just vabbè. Eat gratis. Vabbè, raga. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, ciao ragazzi. Ciao. Allora, siamo contro luce. Ok, qua siamo bene. Allora, buongiorno, in pratica siamo bloccati tra quella zona e questa zona e probabilmente questa sarà la nostra cella. Veniteci a salvare, aiuto! Ciao ragazzi, siamo riusciti a scappare dal limbo. Qui c'è una luce e qua c'è la mega torre di Pisa. E la torre di Pisa è la più bella del mondo. Ok. Praticamente ci siamo riusciti a salvare correndo in un'altra direzione. Anche se poi ci hanno visto. Non è vero. Non è vero, non ci ha visto nessuno. E di là c'è un cane che urla. Bene. Urla buondì. Vabbè, ragazzi, ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi. Ok, raga, un attimo, mi sono perso Maria. Mo la vado a cercare. Ok, ragazzi, problema risolto. L'ho ritrovata. Ciao. Ciao ragazzi. Aspetta. Ero andata a farmi uno snack. No. Non è vero. Quindi meno male, ma è salva, che magari questa si perde, si va buttata sotto da un carro armato.
E niente, siamo qua sul comune. Maria beve. Brava, che bevi tanta acqua buona, bella. Dove andiamo a riempire quella della fontanella? Sì. È praticamente vuoto. È vuoto, guarda. Tutta io. L'ha bevuta tutta Maria, io ne ho bevuta pochissima. No, manco, mi sa che non l'hai neanche bevuta. No, l'ho bevuta perché ti ricordo che ti ho detto poi che il bicchiere... Ah, col bicchiere. Sì, col bicchiere. Vabbè, ragazzi, siamo qui e ci vediamo alla fontanella, semplicemente. Ciao. Ciao. Ragazzi, questa è Maria. Ciao. Allora, cambia di programma, niente fontanella più. Sai perché, Maria? Perché? Perché abbiamo consumato tutta l'acqua. In pratica, noi ci siamo andati alla fontanella, è uscita una goccia e poi... C'è stato un problema tecnico. Ok, c'è stato questo... E io finisco l'ultimo goccio là. Ok, un attimo, ragazzi. Ok, in pratica, guarda che auto brutta. Maria... Praticamente, io ho consumato tutta l'acqua. C'era lui che praticamente beveva un goccio sul bicchiere e io... Ah, perché mi ero dissetato già alla fontanella. Cioè, ho consumata io l'acqua della fontana. Esatto. Cioè, praticamente è uscito un goccio da finire, noi ci siamo messi a urlare praticamente. Infatti, è uscita un goccio, ce ne siamo scappati come delle faine obese. E qua c'è un cane che ci vuole male. Tanto male. Vabbè, ragazzi, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti.